Oggi voglio parlarti di un argomento un pochettino più tecnico e anche un po' più serio. Infatti cercherò di usare un tono un po' più professionale. Vediamo un po' anche cosa ne pensi, lasciami qualche commento. Ti parlo della legionella, ok? È un batterio normalmente presente all'interno dell'acqua che ti arriva dal comune e la sua cattiva gestione può portare addirittura anche alla morte. Quindi è un aspetto importante da curare all'interno della tua attività. Qualsiasi attività essa sia, se hai dell'acqua calda, questo video ti può interessare, soprattutto se ti occupi di ospitalità. Il primo punto di cui ti voglio parlare è che se hai dell'acqua sanitaria ferma all'interno della tua struttura, attenzione, devi tenerla almeno a 65 gradi, 60-65 gradi, perché è la temperatura di inattivazione del batterio. So che è un costo, però così inattivi sicuramente il batterio. E in tutte le realtà alberghiere di ospitalità questo è presente, perché l'acqua sanitaria è necessaria per le docce e quando c'è una grande contemporaneità di docce, quest'acqua è necessaria tenerla già pronta lì in accumulo. Mantienila a 60-65 gradi, mi raccomando. Il secondo aspetto di cui ti voglio parlare è che se hai avuto una positività in una zona della tua struttura, intervieni subito sull'erogatore finale. Cioè, se hai avuto la positività su un lavandino, cambia subito il rubinetto. Ti do questo consiglio, così escludi almeno una causa. Non costa tantissimo, oppure fai l'operazione inversa se magari è di design e non vuoi sostituirlo. Cambia la cartuccia del lavandino e il filtro, addirittura anche il filtro sotto al rubinetto del lavandino, che probabilmente potrebbe essere anche quello intasato. Tutto ciò che è calcare, tutto ciò che è ruggine può generare la presenza di questo batterio in una forma di biofilm. Fai attenzione perché è molto 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 resistente. La terza e più semplice cosa che puoi fare all'interno della tua attività, la puoi fare già subito adesso, è la sostituzione dei filtri sotto ai rubinetti e la decalcificazione del soffione della doccia con Viagal. Questa semplice operazione la puoi fare periodicamente. Addirittura noi, quando sanifichiamo la camera e la puliamo, ogni volta svitiamo i filtri sotto i rubinetti, spruzziamo del Viagal e rimontiamo i filtri. Questa operazione ti garantirà l'assenza del calcare e se togli il calcare molto probabilmente stai togliendo anche il biofilm. Ti voglio parlare di questo manuale che ho scritto, Legionella debellata, e è un manuale tecnico, non è un libro, attenzione. Ti parlo di altre cose, per esempio dell'aspetto della chimica, molto importante per l'azione preventiva di abbattimento del batterio, dell'acqua che entra in la tua struttura, e di altre soluzioni pratiche. Spero di esserti stato davvero utile, il tuo direttore preferito. Ci vediamo per un altro video. Ciao!